Bene, continuiamo a vedere le operazioni all'interno dei numeri naturali. L'altra volta abbiamo definito l'operazione di somma. Abbiamo visto che si tratta di un'operazione binaria interna. Quando dico che ho definito un'operazione binaria interna? Allora, se ho un insieme A qualsiasi, non importa con quali elementi, ok? Definisco un'operazione binaria interna quando associo alle coppie di elementi x e y appartenenti ad A un terzo elemento C, anche questo appartenente ad A, qualunque siano gli elementi x e y. L'operazione è binaria, scusate, è binaria se opera su coppie di elementi ed è interna perché il prodotto dell'operazione, il risultato, appartiene all'insieme da cui provengono x e y. Ok? Se preferite potete vedere anche così. No, ogni operazione binaria interna è una relazione univoca tra coppie di elementi dell'insieme e elementi dell'insieme stessi, in modo tale che sia univoca, cioè ad ogni coppia di numeri associo un altro numero dello stesso insieme. Quando questo accade, dico che l'operazione è calcolabile. D'accordo? Attenzione perché non tutte le operazioni hanno questa caratteristica. Abbiamo visto, è tutto chiaro fin qua. Abbiamo visto l'operazione di somma. Che significa fare, diciamo, un esempio? 3 più 5 significa prendere il numero 3 e sommare 5, 1 5 volte. Come ci figuriamo l'operazione di somma? Beh, abbiamo già visto che l'operazione di somma è il corrispettivo in termini di numeri, cioè di cardinalità, dell'unione tra insiemi diversi. Quindi se prendo un insieme che ha tre elementi, unisco a questo un insieme unitario 5 volte. Questo sicuramente è un modo più complicato di dire una cosa che avevano già detto alle elementari. Se hai tre matite, aggiungi un'altra matita 5 volte. È come sommare 5, ok? Quali caratteristiche ha questa operazione? Se ho A più B, il risultato è C anch'esso naturale, qualunque siano A e B naturali, quindi un'operazione binaria interna. Sto ripetendo quello che avevamo detto già la volta scorsa. Per come è definita la somma, è sicuramente commutativa, cioè A più B vale quanto B più A. Non importa l'ordine con cui appaiono gli operandi, cioè gli due addendi. Ok? È associativa, se devo fare una somma tra tre numeri, non importa l'ordine in cui opero. Posso sommare prima A e B e poi sommare C. Oppure posso fare prima la somma di B più C e poi sommare A. D'accordo? Ha un elemento neutro che è lo 0. A più 0 vale A qualunque sia A. L'elemento, il numero che rispetto a un'operazione lascia l'altro operando invariato si chiama elemento neutro. Elemento neutro per la somma è lo 0.
C'è qualcosa che non quadra? Tutto chiaro? Benissimo, ripeto, sto ripetendo. Dal punto di vista della rappresentazione grafica, se volete, potete immaginarvi l'operazione di somma come una serie di salti successivi. Se qui abbiamo il numero 3, sommare, qui c'è il 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccetera. Sommare a 3 e 5 significa fare un salto di un'unità in avanti 5 volte. E quindi otteniamo il risultato di 3 più 5. Ok? Ripetiamo una serie di operazioni elementari un tot di volte. Questo è un modo per raffigurarsi l'operazione qui. Ogni punto e ogni tacca rappresenta un numero naturale. D'accordo? Posso ripetere la stessa operazione più volte. In particolare se ripeto la somma più volte o quello che si intende prodotto. Il prodotto tra due numeri naturali, quindi qualunque siano A e B in N, il numero C dato da A per B, il prodotto si rappresenta o col puntino o con la x qualche volta, più frequentemente in algebra quel puntino, è un numero C ottenuto in questo modo. Si moltiplica A per, si somma A per se stesso, B volte. Quindi il prodotto è una somma ripetuta. Anche in questo caso, questo fatemelo cancellare, anche in questo caso valgono diverse proprietà. La prima, forse la più importante, è il prodotto è commutativo. A per B è dallo stesso risultato che fare B per A. Anche questo è associativo. A per B per C dà lo stesso risultato se fate prima A per B oppure prima B per C. Si chiama associativa. Poi c'è un'altra proprietà che coinvolge le due operazioni appena viste, prodotto e somma. Se moltiplico A per la somma B più C, ottengo lo stesso risultato che se facessi prima A per B più A per C. Questa si chiama proprietà distributiva. Ok? Anche il prodotto ha il suo elemento neutro, che stavolta è l'1. A per 1 è uguale a qualunque sia A. Quindi 1 è elemento neutro. Attenzione, come si comporta lo 0 per il prodotto? A per 0 vale 0 qualunque sia A. Fatemi descrivere meglio questo 0. Se moltiplico qualunque numero reale per 0, non importa quanto grande sia, ottengo sempre 0. Ok? Se non ci sono domande, passiamo a, abbiamo visto la somma ripetuta, adesso vediamo il prodotto ripetuto, che è la potenza. Se ho
due numeri naturali, A ed N, la potenza A elevato alla N è il numero che ottengo moltiplicando A per se stesso N volte. Anche questa è un'operazione binaria interna, questo numero, chiamiamolo B, appartiene al numero naturale. Normalmente in A alla N, nelle potenze, il numero sotto si chiama base, il numero a destra in alto prende il nome di esponente. Prego. Attenzione, la potenza non è commutativa, A alla n non è n alla A. Scambiare base e esponente dà risultati diversi. Ok? Adesso consideriamo le seguenti proprietà della potenza. Se ho il prodotto tra due potenze con la stessa base ed esponenti diversi, il risultato è una potenza che ha come base la stessa base delle precedenti e come esponente la somma degli esponenti. Viceversa, se ho potenze che hanno lo stesso esponente ma basi diverse, allora se moltiplico due potenze con lo stesso esponente ottengo lo stesso risultato che se facessi prima la moltiplicazione e dopo la potenza. Ok? Tutto chiaro? Attenzione, si pone un problema. Immaginate, ah, scusate, completiamo anche con questa proprietà, me l'ero dimenticata. Facciamo le cose una alla volta. Se ho il numero 1 elevato a una potenza qualsiasi, questo fa sempre 1. Perché moltiplicare 1 per se stesso n volte dà sempre 1, ovviamente. Ok? Il resto lo vediamo tra un attimo. Attenzione. Immaginate di avere questa scritta. Dovete calcolare questa espressione. Qui sono composte, questa espressione si compone di tutte le operazioni che abbiamo visto. C'è una somma, c'è un prodotto, c'è una potenza. Normalmente, a meno che non ci siano delle parentesi che alterano la gerarchia, l'ordine con cui si fanno le operazioni è: prima vengono le potenze, poi i prodotti e infine la somma. Prima, seconda, terza. Quindi fatemela riscrivere. Per prima si fa la potenza, quindi abbiamo 3 più 2 per 5 alla seconda fa 25, dopo si fa il prodotto, 2 per 25 fa 50 e infine si fa la somma. Ok? Per alterare quest'ordine è necessario usare delle parentesi. Per
Se io intendo che prima di fare il prodotto bisogna fare la somma, allora uso una parentesi. 3 più 2 lo metto tra parentesi. Questo significa prima faccio la somma tra 3 e 2 e poi moltiplico per 5 la seconda. In questo caso ottengo 3 più 2 che fa 5, per 5 alla seconda che fa 25, ottengo 125, che è ben diverso da 53. Ok? Normalmente, anche tra le parentesi c'è una gerarchia. Le parentesi possono essere annidate l'una dentro l'altra. In qualche caso, qualche testo usa solo le parentesi tonde. Più comunemente si usano per le tonde come parentesi più interne. Se voglio racchiudere le tonde dentro altre parentesi, uso le parentesi quadre. E infine le parentesi graffe. Sono quelle più esterne. Ok? Tutto chiaro? Questo l'avete già visto sicuramente. Potrà succedere, anzi succederà più di una volta, che dobbiamo affrontare problemi di questo tipo. Anzi. Faccio veloce, io sono che consegno da Ramus Bepari. Chi è Bepari? Bene, può succedere di dover affrontare problemi di questo tipo, problema molto semplice, eh? Dove abbiamo l'operazione di somma che abbiamo appena visto. Uno dei due addendi lo conosco, l'altro no. E mi chiedo qual è il numero da mettere al posto di x per avere il risultato dato. Qui mi si chiede di fare l'operazione inversa. Questo tipo di problemi porta alla definizione di operazione inversa, in questo caso della somma. È evidente che qui il numero da utilizzare è 2. Ok? Ma come esprimo in generale il risultato di questa operazione? Devo definire l'operazione inversa, che è la sottrazione. Quindi, se ho A e B naturali, il numero C definito da A meno B è il numero che, sommato al secondo, mi dà il primo. Questa è la definizione di sottrazione. Fare la sottrazione tra un primo numero e un secondo significa trovare un terzo numero che sommato al secondo mi dia il primo. Ripeto, fare A meno B significa trovare C che sommato al secondo numero dia il primo. Ok? Dal punto di vista grafico, la sottrazione è equivalente a fare passi anziché verso destra nel nostro sistema, verso sinistra. Quindi se ho qui il numero 5, sottrarre 2 significa fare passi a sinistra 2 volte. O cos'era, 2 o 3? 3 volte, scusate.
Questo significa fare 5 meno 3. Anziché fare passi in avanti di 1, come faccio nelle somme, faccio passi indietro a sinistra. Ok? Questa operazione però ha un piccolo problema, un piccolo grande problema. La sottrazione non è interna a n, cioè non è vero che qualunque siano a e b in n, a meno b è un numero naturale. Esempio, 2 meno 7 non è naturale. Non c'è nessun numero che sommato a 7 vi dia 2. Ok? Immaginate di fare lo stesso procedimento di prima graficamente. Qui abbiamo lo 0, qui c'è l'1, qui c'è il 2. Partiamo dal 2. E facciamo un passo verso sinistra 7 volte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui ci troviamo a sinistra dello 0 per 5 unità. Il fatto di essere a sinistra dello 0 lo rappresentiamo ponendo un segno davanti al numero. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo esteso i numeri naturali a z, numeri interi relativi. E in z la sottrazione è un'operazione binaria interna, cioè qualunque siano A e B in Z, l'operazione A meno B dà ancora un numero appartenente a Z. Solo che sarà un numero con un segno che potrebbe essere più o meno. Ok? È immediato estendere a z tutte le proprietà delle operazioni di somma, prodotto e potenza. D'accordo? Con alcuni accorgimenti, adesso vediamo quali. Ah, tra l'altro rimane la proprietà che eseguire una differenza in z significa trovare un numero c tale che il numero sommato al secondo dia il primo. La definizione è sempre la stessa. Ok? Per la somma non ci sono problemi, le operazioni sono identiche. Attenzione al prodotto. Tra numeri relativi in z. Qui abbiamo a che fare adesso con numeri che a priori possono avere segni diversi, o positivi o negativi. E vi ricordo che z a questo punto è formato dai numeri col segno. In z, scusatemi, una z un po' sbilenca, adesso la scrivo un poco meglio. Ok, qui esplicitiamo il segno. Valgono le seguenti regole. Se moltiplico due numeri con lo stesso segno, il risultato è positivo.
cioè due numeri positivi danno come risultato del prodotto un numero positivo. Se i due numeri hanno segno diverso, meno per più oppure più per meno, il risultato è sempre negativo. Lo stesso vale se, rispetto alla prima opzione, se i due numeri hanno segno negativo. Moltiplicare due numeri aventi lo stesso segno, o entrambi più o entrambi meno, dà comunque un risultato positivo. Facciamo l'esempio. Più 2 per più 3 fa più 6. Meno 2 per più 8 fa meno 16. Oppure più 2 per meno 8 fa ugualmente meno 16. Oppure ancora meno 3 per meno 4 fa più 12. Nel primo numero bisogna mettere per forza la parentesi. Perché metto la parentesi? Questa è una buona domanda. Perché Per qualche volta succede che trovate, per esempio, espressioni di questo tipo. In mezzo non c'è niente. Perché il prodotto può essere indicato anche da un puntino, ma anche da niente. Questo è equivalente a dire più 3 per meno 4. Ora, se io non metto le parentesi, questa diventa una somma. Ok? Con le parentesi è evidente invece che sto moltiplicando un numero per un altro. Se non ci sono le parentesi, questa diventa una somma tra più 3 e meno 4, che può essere indicata anche in questo modo, per lo stesso motivo di prima. Ok? E dà come risultato meno 1. Oppure potete intendere la stessa operazione anche nel seguente modo: avete il primo numero meno più 4. Quindi, se sommo due numeri negativi, posso anche pensare all'operazione come la differenza tra il primo numero meno il secondo numero col segno più. Ok? Qualche volta si indica anche questo con il valore assoluto di meno 4. Il valore assoluto è di un numero, è il valore di quel numero con segno più davanti. Ok? Queste sono sicuramente cose che avete già visto, ma se qualcosa non è chiaro, vi prego di farmelo notare. D'accordo? Attenzione, qualche volta potete trovare espressioni anche di questo tipo. Il meno davanti a una parentesi cambia segno a tutto ciò che c'è dentro la parentesi, perché è equivalente a dire meno 1 per più 3 più 5. Quindi, proprietà distributiva, questo dà meno 3 meno 5. Cioè meno 8. Posso anche prima sommare Certo, il numero equivalente. della parentesi e Certo, dopo. la stessa cosa si può dire se sommo prima dentro la parentesi, quindi, e poi cambio segno. Le due cose sono entrambe possibili. L'importante è che vi rendiate conto che questo segno ha a che fare con tutto quello che c'è all'interno della parentesi, non solo col primo numero. Questo spesse volte crea errori, ahimè. D'accordo? Dimmi. Se ce la facciamo, vediamo se riusciamo. Abbiamo oggi affrontiamo un altro problema. Questa
dovremmo riuscirci. Immaginate di dover risolvere situazioni di questo tipo. Devo trovare qual è il valore di questa grandezza che moltiplicata per 3 mi dà 12. Per x appartenente a z stavolta, operiamo nel sistema più grande. Qui è sufficiente ricordarsi la tabellina del 3, è chiaro che x vale 4. Ok? Come esprimo in generale la soluzione di questo problema? Ho bisogno di definire l'operazione inversa del prodotto. Che è il rapporto o divisione che dir si voglia. Allora, se ho due numeri, A e B, interi, in Z, dire che A diviso B è uguale a C significa dire che B moltiplicato per C mi dà A. Cioè, fare un primo numero diviso un secondo significa trovare un terzo numero che moltiplicato per il secondo mi dia il primo. Questa operazione non è sempre fattibile. È essenziale che B sia diverso da 0. Perché non posso dividere per 0. Dato che, per esempio, non trovo nessun numero che moltiplicato per 0 mi dia A. Attenzione, dire 3 diviso 0, questo è impossibile. Dato che se ci fosse questo numero, se ci fosse 3 diviso 0, sarebbe un numero che moltiplicato per 0 mi dà 3. Ma qualunque numero moltiplicato per 0 mi dà 0. Mettiamolo in rosso. Quindi non posso dividere nessun numero per 0, nemmeno 0. L'operazione di divisione per 0 è impossibile, non dà nessun risultato. Ok, l'operazione inversa del prodotto è definita a patto che il divisore, che è questo secondo numero, non sia 0. D'accordo? Qui incontriamo lo stesso problema trovato per la sottrazione. Ok? Se per esempio prendo questa, cerco questa, la soluzione a questo problema, in Z non la trovo. Nei numeri interi non ho nessun numero che moltiplicato per 5 mi dia 3. Qui x non appartiene a z. Ho bisogno di un'altra estensione. Da i numeri interi a q, i numeri razionali. La ratio in latino significa rapporto. I numeri x razionali sono rappresentabili come un rapporto tra interi, con A e B in Z e B diverso da 0. Le frazioni, con il loro segno, positivo o negativo. Certo.
estendendo gli insiemi da Z a Q, l'operazione di divisione diventa interna. Quindi abbiamo visto adesso le seguenti successioni. Siamo passati da n, numeri naturali, a z, numeri interi relativi, a q, i numeri razionali, le frazioni. C'è un'altra estensione, r, i numeri reali, nella quale è interna anche l'operazione inversa della potenza, che però vedremo più avanti. Ok? Per oggi ci fermiamo qui. Tornare Arrivo subito.